Il termine perfetto per descrivere Aim Setsuna si trova nei manuali di storia dell'arte, manieristico. Il manierismo è una corrente artistica del XVI secolo e manieristi erano quegli artisti che avevano smesso di prendere a modello la natura, secondo l'ideale rinascimentale, ispirandosi esclusivamente allo stile di tre grandi maestri, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello. Curiosamente, a distanza di centinaia di anni, Tokyo RPG Factory compie la stessa operazione, ispirandosi ai capisaldi del genere JRPG per dare vita a un gustosissimo, piccolo titolo per Nintendo Switch, Aim Setsuna. Il gioco, pubblicato da Square Enix, non ha l'obiettivo di rivoluzionare il suo genere, ma di ricalcarne con fedeltà i pilastri fondamentali. Il titolo parla del pellegrinaggio di Setsuna. La ragazza, infatti, è destinata a sacrificarsi per difendere dalle forze del male il mondo intero. Nel corso del suo viaggio sarà assistita da dei guardiani che si uniranno man mano. Endir, un mercenario assoldato da un uomo sconosciuto per ucciderla, Aeterna, guardia del corpo personale del sacrificio, Nidr, un soldato caduto in disgrazia, Kir, un giovane mago mezzo sangue e Julienne, una principessa di un regno decaduto. Ogni personaggio ha delle abilità ben precise che possono essere assegnate loro attraverso le Spirit Knight, acquistabili in ogni villaggio. Alcune sono dei veri e propri attacchi, come ad esempio le magie, altre sono incantesimi di cura. Poi ci sono le magie di buff e debuff e infine potenziamenti permanenti dei nostri personaggi. L'anima classica di Aim Setsuna viene a galla sin dal sistema di combattimento, che si basa sull'Active Time Battle. Ogni scontro è organizzato a turni e per effettuare una mossa sarà necessario attendere il riempimento di un'apposita barra. Inoltre, è possibile effettuare, selezionando l'attacco standard e premendo Y al momento giusto, un colpo Momentum, che aggiunge effetti speciali ai colpi a seconda dell'equipaggiamento del nostro personaggio. Questa meccanica, fondamentale in alcuni passaggi del gioco, non è spiegata in nessun contesto e può succedere di rimanere bloccati fino a che il giocatore non scoprirà casualmente la sua esistenza. E poi anche presente il Flux. I talismani che è possibile equipaggiare ad ogni personaggio ne hanno di ogni tipo e alterano le statistiche dei personaggi, ad esempio aumentando la frequenza dei colpi critici o la velocità del riempimento della barra All Time Battle. Il mondo di gioco pulla di Spirit Knight di ogni tipo e per ottenerle sarà necessario scambiare con l'opposito mercante oggetti ottenuti al termine di ogni battaglia. Bilanciare bene il proprio party e creare combo efficaci in battaglia significa riuscire ad affrontare anche i nemici più difficili in scioltezza. Il sistema di gioco funziona alla grande, dà al giocatore un buono spazio di manovra per affrontare qualsiasi difficoltà. Non è nemmeno necessario livellare più di tanto i personaggi perché la curva di difficoltà è assolutamente ben calibrata. L'unico neo consta nell'assenza di qualsiasi tipo di locanda per recuperare le forze. Se si vogliono ripristinare i punti vita di ogni personaggio ed eliminare effetti di status alterati, è necessario fare affidamento a costosi oggetti, da acquistare presso l'opposito mercante o a magia a disposizione dei nostri personaggi. I punti di salvataggio sono distanti gli uni dagli altri, ma è comunque possibile salvare in qualsiasi momento nella mappa dell'Overworld. Il viaggio verso Last Stand, il luogo in cui dovrà essere effettuato il sacrificio di Setsuna, è costellato di colpi di scena, e alcuni di essi non mancheranno di emozionarvi. Seppur gran parte della trama sia più che prevedibile, la caratterizzazione dei personaggi, la bellissima colonna sonora che accompagna il gioco e il comparto artistico da applausi fanno passare sopra qualsiasi leggerezza in ambito narrativo. Tuttavia, le sconfinate lande innevate di Aim Setsuna, per quanto bellissime da vedere, alla lunga rischiano di stancare un po', ma fortunatamente la durata è perfetta per la sua struttura di gioco. In circa 20 ore è possibile completare il titolo senza fretta. Una manciata di ore in più avrebbero alterato e compromesso l'equilibrio di tutta l'opera. Il porting su Nintendo Switch è ben riuscito e il gioco si presta benissimo alla natura ibrida della console. La resa grafica sia sullo schermo da 6.2 pollici che sulla TV è davvero ottima, ma da segnalare qualche inaspettato calo di framerate verso le ultime battute dell'avventura. Il gioco è stato realizzato interamente con il motore grafico Unity e tecnicamente non fa gridare al miracolo. La modellazione poligonale è modesta, ma è tutto ben mascherato dagli effetti di post-produzione e dalla direzione artistica. Questa edizione è stata accompagnata anche da una traduzione in francese. Purtroppo, in qualche menu di gioco è possibile scorgere qualche errore di programmazione che vede le descrizioni in francese al posto di quelle in inglese. Niente di drammatico. La durata della batteria di Nintendo Switch in modalità portatile, con la luminosità tra lo 0 e il 50% e il Wi-Fi disattivato, si aggira intorno alle 4 ore.
Il limite maggiore di tutta quanta la produzione sta ovviamente nella sua natura classica e manieristica. Nel voler ricalcare classici del genere come Chrono Trigger e i Final Fantasy di annata, Aien Setsuna non osa e non introduce nessun elemento di novità. Il rischio è, per coloro che conoscono bene il genere e hanno macinato una gran quantità di titoli, di mettere mano a un gioco che sei già visto e che può stancare prima del tempo. Per i neofiti dei giochi di ruolo, per coloro che vogliono ritrovare il buon vecchio JRPG di una volta, perfetto per la natura ibrida di Nintendo Switch, questa è la vostra occasione. Non perdetevi questa bella avventura giapponese.